Due assist per lui nell'ultima gara, uno di quei giocatori che non si è reso all'evidenza della classifica e che ha voluto fortemente restare. Luca Nizzetto, con i suoi compagni, vecchi e nuovi, alla salvezza ci crede. Felicissimo, sono felicissimo perché abbiamo fatto due vittorie che se quando avevamo finito il campionato il girone di andata dicevamo le prime due le vinciamo, mi rinchiudevano la Neuro subito, e però sono contento per i ragazzi perché vedere i ragazzi, lo staff, tutti i tifosi col cuore, abbiamo giocato col cuore, la testa, le gambe, la tecnica arrivano dopo, penso che abbiamo fatto due vittorie di cuore, oggi il cuore veramente, quando si dice gettare il cuore oltre l'ostacolo, penso che abbiamo dato dimostrazione di crederci, se qualcuno ancora dubitava di questo, del gruppo, perché di questo si parla, abbiamo giocato col cuore tutti, dal primo all'ultimo che è andato in tribuna, allo staff, ai magazzinieri, credo che oggi veramente siamo un gruppo compatto e queste due vittorie sono bellissime, veramente. Tatticamente abbiamo cambiato qualcosa perché siamo andati a specchio, praticamente abbiamo giocato 3-5-2 anche noi. E primo tempo arrivavamo in ritardo nelle uscite, arrivavamo sempre un attimo dopo, loro erano bravi perché comunque hanno qualità, sono un'ottima squadra, secondo me hanno delle individualità importanti. E secondo tempo, al di là che ci siamo messi meglio in campo, poi veramente è venuta fuori la voglia di lottare e di crederci fino alla fine. Credo, sono contento che quelli che sono entrati hanno fatto la differenza, perché è entrato Santiago, ha fatto benissimo, Davis che non giocava da una vita, povero, ha fatto una partita devastante, e Lamine ha fatto gol e ha lottato su tutti i palloni, quindi che dire, bravi veramente a tutti, e sono veramente felicissimo per i ragazzi, dai, vederli esultare dopo un giro d'andata con tante delusioni, vedere la gente sorridere, penso sia la cosa più bella che ci sia. Non parlo di classifica, io parlo di reazione, parlo di cuore, parlo di gruppo, di determinazione, di voglia di fare un'impresa, e credo che se andiamo in campo questa è la strada giusta, nessuno ci potrà dire niente se mettiamo in campo quello che abbiamo messo in campo oggi. Ripeto, non è tecnica, non è tattica, è proprio qualcosa che va al di fuori del campo, è qualcosa che si costruisce con il cuore, con il gruppo, con la voglia di stare insieme, di lottare per un unico obiettivo. Difficilissimo, perché attualmente ancora dopo due vittorie è ancora difficilissimo, però se arriviamo così non abbiamo niente da rimproverarci, e poi insomma è bello arrivare a fine partita e anche se sei distrutto, e vedere il tuo compagno che sorride o è felice perché ha fatto gol, perché hai vinto, è la cosa più bella che c'è.